Complimenti per l'esordio. Ma complimenti vanno fatti ai ragazzi e al mister. Però la prima partita, c'è tempo, si vede qualcosa, ma c'è ancora da lavorare tanto. Partiamo su un dato che ha sottolineato Zeman in chiusura della nostra intervista: non mi aspettavo così tanto pubblico, vuol dire che i tifosi del Pescara ci credono, ha detto Zeman. Ma è una cosa bella, no? Quello che avevo detto io in settimana, bisogna stare vicino alla squadra, perché poi il pubblico alla fine fa sempre tanto. E vedere lo stadio così stasera mi ha fatto molto piacere. La partita? Ma la partita si è messa bene subito, poi credo che nel primo tempo abbiamo dominato. Nella ripresa ci siamo un pochettino accontentati all'inizio, però poi la squadra ha dimostrato di stare bene, di cominciare a stare bene, perché chiaramente con tutto il lavoro che hanno fatto è evidente che ci vuole un po' di tempo. Abbiamo tanti ragazzi ancora a disposizione che devono entrare. Apro una parentesi rapida: come stanno gli acciaccati e i nuovi arrivati? I nuovi arrivati stanno bene, perché stavano bene da loro, quindi credo che stiano bene anche qua. Gli acciaccati credo che abbiano ancora una settimana, e poi fra una settimana, se Dio vuole, riavremo tutti. Quindi Cangiano e Tommasini non ci saranno a Perugia? Non credo. Ecco, questa è già una notizia, perché si pensava potessero riaggregarsi subito in gruppo. Presidente, la mia sensazione, non so se lei condivide, è che Squizzato e Tungiov hanno qualità, hanno struttura fisica, però hanno ampi margini di miglioramento rispetto a quello che è il loro potenziale, vista la partita di questa sera. Ma proprio perché hanno struttura fisica hanno bisogno di più tempo, e quindi bisogna aspettare. Ecco perché dicevo, va bene cominciare bene, siamo contenti, ma non bisogna fare voli pindarici, perché questa è una squadra che ha bisogno ancora di un po' di tempo per assimilare tutti i dettami del mister, ma soprattutto per stare bene fisicamente, perché loro... Io devo dire una cosa, loro hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno fatto 27 giorni di ritiro, 52 allenamenti, credo che non abbia fatti nessuno, con carichi di lavoro pesanti, e quindi c'è bisogno di un po' di tempo per smaltirli, ma è anche per cercare di cominciare a vedere quelle giocate che il mister vuole. Oggi ne abbiamo vista qualcuno, e qualche giocata che abbiamo visto sono andate tutte in porta, poi magari... È stato bravo Gigi a finalizzarne due, così come Federico, ma ne potevamo fare anche altri. Presidente, faccio le mie ultime due domande, poi intanto già le do l'auricolare per le domande da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. La mia prima domanda è un ritorno alla domanda con cui abbiamo aperto questa intervista. Tanto pubblico in festa, senza biglietti omaggio. Ma non è una questione di biglietto omaggio, no? Io ho detto, quest'anno evitiamo, per rispetto di chi si è abbonato al Pescara, perché saranno anche pochi, sono comunque 1400 persone che ci hanno dato fiducia e quindi vanno rispettati, perché non è corretto e non è giusto che si faccia questo. E certamente c'è la parte che hanno tutte le società, c'è cioè la parte riservata agli sponsor che ti aiutano, e quelli possono fare quello che vogliono con le loro dotazioni, ma per il resto allo stadio si deve venire, se si vuole venire si deve pagare il biglietto. L'ultima da parte mia, proprio con Massimo Profeta, ieri ha analizzato un po' tutto il mercato, la conclusione del mercato mentre era il viaggio di ritorno, le chiedo un nome secco che le sarebbe piaciuto portare a Pescara e che non c'è riuscito. Purtroppo quest'anno non ne posso fare di nomi che mi sarebbero piaciuti e che avrei portato a Pescara, perché credo che abbiamo portato tutti quelli che volevamo. Su Franchini il direttore stava lavorando già da qualche giorno, qualche settimana, e ieri l'abbiamo chiusa perché io ho un ottimo rapporto con Mirabelli e ci siamo guardati in faccia: il ragazzo non vuole stare lì, fallo venire. E troviamo una soluzione, l'abbiamo trovata veramente con 3 minuti, anzi ringrazio Massimo per la disponibilità. E Di Pasquale è un giocatore che mi aveva chiesto espressamente il mister prima di partire per Milano, e lo abbiamo accontentato. Poi per il resto noi stavamo bene, consideriamo che oggi avevamo in panchina all'inizio gente come Aloy, gente come Mora, quelli che non sono ancora pronti, che sono arrivati da poco, quindi è una squadra che è costruita bene, che si può togliere delle soddisfazioni. Dopo, dove può arrivare, dove potrà arrivare lo dirà il campo, però noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto.
durante i playoff, dove Pescara ha risposto alla grandissima. E questa sera, come prima partita, c'è stato un pubblico importante. Speriamo che vada sempre a crescere, perché vuol dire, significherà che la squadra farà bene. E io ho sempre detto, sono sempre i ragazzi in campo che trascinano le persone. Se giochi bene e fai bene, poi la gente viene, si avvicina e si diverte, perché se non diamo spettacolo, se non facciamo qualcosa, la gente allo stadio non viene solo per sedersi e vedere delle partite noiose. Ecco, sotto questo aspetto credo che il Pescara non sarà mai noioso, magari qualche volta ci divertiremo meno, ma sicuramente ci giocheremo sempre le partite al massimo. Ecco, faccio una domanda proprio veloce. Sì, velocissimo, aspetta Massimo, scusa, prima della domanda. Scusami Massimo, prima della domanda sta arrivando Zeman, presidente, con la sigaretta in bocca. Vorrei vedere il commento che fa il presidente a Zeman mentre arriva. Già stanno sorridendo a distanza. Magari il buon Diego Martelli può inquadrare Zeman che arriva. Vediamo cosa dice il presidente al mister. No, sta fumando qualche sigaretta, ma se ne è fumato solo 300, quindi va bene. Va bene così, vai Massimo. No, ricordo, presidente, buonasera intanto, ormai ci sentiamo spesso. Ricordo proprio all'atto della presentazione quest'anno, che era forse giugno, non mi ricordo, insomma, comunque, quando ci fu la prima conferenza stampa con Zeman, mi piacerebbe fare un colpo alla Rafià. Si può dire oggi, questa sera, a chi alludesse il presidente? Ma io credo che stasera non abbiamo visto un giocatore che per noi sarà importante, come sarà importante. Saranno importanti giocatori come Tunjov quando crescerà ancora di condizione, perché è un giocatore di un'altra categoria. Abbiamo anche un altro giocatore che abbiamo portato qui, che ancora non vediamo in partite ufficiali, che è Cangiano. Però sono tutti ragazzi che secondo me ci faranno divertire. C'è anche Cuppone che ha cominciato a segnare, ha cominciato a guardare la porta un po' più da vicino. Di solito sparava i piccioni, adesso comincia a tirare in porta, quindi molto bene. Grazie, devo Presidente. Devo dire che avete parlato tanto in questi mesi di dove va Cuppone, e credo che questo va dato merito a noi, che abbiamo sempre detto che Cuppone non si muoveva da nessuna parte, non andava da nessuna parte. Quanto è stato difficile trattenerlo? Sorride Gigi. Ma certo, se vuoi togliere i giocatori bravi è chiaro che hanno richieste, però poi se vuoi fare una squadra competitiva i giocatori bravi li devi tenere.